Quindi adesso andiamo avanti, questo è per colpa sempre di un presidente che non ha messo 20.000 euro in commissione. Emiliano Ciotti, grazie. Dovete immaginare che ci sono stati 6 mesi di contrattazione con la famiglia.
alla fine ci siamo riusciti. Vi posso garantire che non è stato facile né per lei né per noi ascoltarla. Siamo andati nel comune di Leva, abbiamo intervistato tante persone anziane, c'erano centro anziani, c'era un signore, un Antarello, poi queste interviste le trovate sul nostro canale YouTube, dove ci raccontava. Guardate, ci sono andato 3-4 volte a parlare con lui, ha sempre raccontato chi ha detto disco, le volte, le orientate. Un giorno sono contattato da un giornalista di Raggiù, che stavo girando un orientato, c'è Marinaccio, quindi la vedeva sempre sul nostro canale, c'è anche la professione Raggiù, e questa giornalista mi dice, ma questa donna che tu hai visto, la conoscevi, se vuoi vedere il video, mezza parola, che quella sul video ha detto senza pronunciare il nome di mia mamma. Allora, una cosa che solo la mia generazione è fortissima, e ci sono andati da loro, hanno mai liberato. Forse mi aspettavo un cantante, se sono questo, e è stato un cantante, così come ha fatto il Signore, quello che avevo. Quindi sono passati come così a 80 anni, e ricordiamo quel passato